Bene, ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua con un nuovo appuntamento, Friuli Doc, Udine, 11/9/2015. Io sono da bellezza di un 6 anni, un 7 dicembre del 2009, che non vengo a Udine a filmare questo Friuli Doc. Io mi ricordo in quell'epoca veramente era un pieno strepitoso, ma anche di bancarelle, Io dico le bancarelle sono un po' diminuite, comunque la gente, devo dire che Udine è veramente cambiata. Io sono arrivato in centro e sono rimasto veramente entusiasmo, nel senso, una roba veramente tremenda, dico, una marea di giovani, ma una roba impressionante, dico io, no? E qua ci sono vari stand, vari conferenze, varie cose, comunque devo dire veramente molto bella. Poi una marea di bar, uno attaccato all'altro, ma diverso dall'altro, questo è il fatto. In queste viuzze piccole, dove che porta dall'altra parte, porta via Mercato Vecchio, una cosa veramente grandiosa. Guardate qua, guardate la gente, sono strabiliato di vedere tutto questo cambiamento, questo entusiasmo di questi locali aperti, piccoli, ma che tutti lavorano. Salutiamo questa ragazza, non posso dire un attimo cosa ci dice questa bellissima ragazza. Professoressa, buongiorno. Salve, buongiorno. Tutto bene? Tutto a posto? Guarda che manina, anche ti fotografano, guarda che roba. Ciao, saluta Gorizia TV, di ciao Gorizia TV. Salve, ciao, buon lavoro. Grazie. Ciao. Ciao. Bene, salutiamo questo giro, adesso andiamo invece con un'altra due bei gioielli, una Cleopatra e una della... Senti, siccome abbiamo due bellezze e noi siamo della TV di Gorizia, volete fare un bel saluto? Sei di Udine? Sì. Bene, fai un bel saluto agli amici di Gorizia TV. Dai, di ciao. Ciao. Di che segno sei? Ecco, come il nostro sindaco di Gorizia. Tu invece? Gorizia. Tu di che segno sei, zodiacale? Bilancia, in amore potentissimo, guarda, vai via. Lo so, siete il massimo. Ciao, ci vediamo. Questo si chiama Gorizia TV. Ciao, siamo di Gorizia. Ciao. Come avete Telefriuli che io ho lavorato, c'è Gorizia TV. Ciao. Però lei è come Cleopatra, guarda che visetto che ha. Ci vediamo. Bene, salutiamo queste amiche, diciamo amiche così per dire, di Udine, salutiamo perché noi andiamo a vedere tutte le bellezze, tutta la vita di questo Friuli Doc, questa festa veramente speciale. Guardate la piazza. No, qua siamo veramente in un bar molto bello, molto bello. È quello in via Mercato Vecchio, successo veramente strepitoso, musica pieno qua, veramente qua in noi dorme, ecco qua abbiamo un grande DJ, dicono, un grande barista, da come ho sentito. Salutiamo il giovanotto, andiamo avanti invece per il nostro discorso, facciamo un bel giro, sempre Mercato Vecchio, bel pieno, però devo dire che le bancarelle sono un po' di meno, no? Perché in quell'epoca mi ricordo bancarelle, cose veramente fenomenali, però diciamo che oggi è venerdì, si vede il pienone, si vede i locali, però quello che sono rimasto un po' strabiliato è stato questi locali, uno attaccato all'altro, no? Uno attaccato all'altro e che tutti lavorano, questo è il problema, no? Se vieni a Gorizia non ti può fare un po' di musica perché quasi chi dorme ricovero, no? Ricovero Gorizia. Bene, comunque cari amici di Udine, Friuli Doc, mi raccomando venite a Gorizia perché Gorizia veramente adesso ci sarà questi gusti di frontiera, saranno cose strabilianti, cose nuove, diciamo, cose nuove. Bene, poi vedremo un attimo anche dietro via Mercato Vecchio, adesso non ricordo via come si chiama quella via, c'è via Cavour e via, ecco qua guardate lì, Friuli Doc, cioè, poi c'era un bel concerto, poi c'era Bobby Solo su sopra in alto. Qua facciamo sempre una carrellata, poi ci sarà il più grande frico del mondo, mi sembra che così almeno da aver capito. Qua faccio una bella carrellata e devo dire venite a Gorizia che ci sarà i gusti di frontiera, saranno delle cose strabilianti, perché il gusti di frontiera ha un po' battuto il Friuli Doc, perché il Friuli Doc è andato giù un po' di piano, Gorizia è salita veramente alla grande, una marea di stand. Cose veramente strabilianti, poi vengono da tutta Europa, vengono veramente con delle guste prelibatezze. Andiamo a sentire questi. E abbiamo due veline di Striscia la Notizia, una bionda, una mora. Voi due? Una mora e una bionda. Fate un bel saluto a Gorizia TV, dai, gira. Gorizia TV, di ciao Gorizia TV. Ciao. Gorizia TV.
Gorizia TV. Ciao. Bene, girati anche tu. Ciao Gorizia TV. Buono, vi vediamo dove? A canale 5 voi due? Sì. Va bene, ciao. Bene, allora salutiamo le belline di Udine, bellissima, una bionda, una bellissima mora. Adesso andiamo verso Piazza 20 Settembre. Ecco qua, Piazza 20 Settembre, vicino c'è la famosa Noco in Looping, non so se c'è ancora, che dopo ho visto che veramente tantissimi negozi sono cambiati. Ecco, guardate, siamo in Piazza 20 Settembre, facciamo una bella carrellata. Poi in questa piazza del Venere c'erano tutti i vari paesi della provincia di Udine, come si dice, Sore, Mazzacco, Rivignano, e venivano a pubblicizzare il loro mangiare. Adesso andiamo a vedere invece questa bellissima famiglia. Senti, sei tu noi titolari, è la tua donna quel gioiello lì? Questo qua? Noi siamo di Gorizia TV, è il tuo gioiello? È il mio gioiello. È il tuo gioiello, di che segno sei gioiello? Ai ai ai, è abbastanza dura, eh? È dura. È un po' dura, eh? Ciao, Gorizia. Ciao. Saluta Gorizia TV. Un bacione a Gorizia. Ok, vi aspettiamo per i gusti di frontiera. Ok. Qua invece abbiamo le, però sono quasi due veline di Striscia, no? Una bionda, è vero, andiamo di qua. Quello è il tuo gioiello. La moretta, di che segno sei? Toro? 5 stelle. Una ce la devi regalare a noi. Tu di che segno sei? Gemello. Manager. Tu di che segno sei? Scorpione. Sei a posto. Bon, fate un bel saluto a Gorizia TV. Bene, salutiamo queste belle coppie. Abbiamo e andiamo con una altre rossa. Belle famiglie. È la tua? Sei fortunato. Rossa. Senti, ciao. Di che segno sei, così sappiamo se lui è fortunato o no? Tosta, eh. Tu vai via dritto, mi sa veramente, eh. Te invece? Capricorno, chi sposa un capricorno non resta mai senza soldi. Ok? Vi aspettiamo ai gusti di frontiera, no? Sì, veniamo. Venite? Buono. Allora vi saluto, ciao, ci vediamo. Ci vediamo là, tutto pagato. Ok, vedi? Vedi che segno sei tu? Io sono bilancia. Loro coi soldi, guarda. Sì, guarda, no. Non li tiri fuori i soldi. No, lui ha detto che sei? Cancro. Guarda, cancro va una settimana, eh? Sì, una, ma oggi va bene, perciò chiedi quello che vuoi, oggi viene dato di sicuro, eh? Sicuro, guarda. Quello che vuoi, oggi va bene. Dopo la prossima settimana non si sa. Ti va male questa settimana, ho le mie cose. Ci vediamo, ciao. Bene, salutiamo ed eccolo qua, che ecco la piccolina che andrà in asilo quest'anno. Facciamo tanti auguri a questa bella famiglia, a tutti e quattro. E adesso andiamo avanti per questo bellissimo discorso, sempre più di Doc. Andiamo a vedere un po' il tutto, la gente, la festa, la musica. Però ho notato veramente, sono rimasto veramente, perché forse ormai sto invecchiando naturalmente, il fatto tantissimi giovani. Andiamo a vedere adesso qua un'altra coppia, siamo sempre in un bar particolare, ecco il bar in Piazza della Libertà dove c'è il municipio. Andiamo a sentire questi due gioielli. Salutiamo i due gioielli. Due gioielli. Questi sono i gioielli, no? Già abbiamo capito, sì. Adesso aspetta che gli chiediamo di che segno sono. Di che segno sei? Innamorata vita, sei fortunato. Te? Cosa ha detto? Capricorno, chi sposa un capricorno non resta mai senza soldi, e noi siamo dei rompicoglioni, vero? Sappiamo, perché naturalmente chi il segno della Vergine è sempre un cassa per dire. Bene, andiamo avanti adesso, ci notiamo sempre, come dico, ecco, siamo in Piazza della Libertà, dove c'è il castello che si vede in alto, la loggia, veramente una città veramente ricca e bella di culture, di tantissime cose, una città che veramente dà tantissimo. E qua c'è un bellissimo concerto, un grande pianista, uno che praticamente è stato alla RAI e varie cose. Andiamo su. Tre.
Eccola qua, 1, 2, 3, abbiamo con noi la Barbie, la grande Barbie, finalmente l'ho vista a Friuli Doc. Senti, se vuoi fare un bel saluto a Gorizia TV, Barbie? Buon Friuli Doc, sì, io prendo un grande bacio da Barbie. Ciao. Adesso a parte la Barbie, come ti chiami? Monica. Ecco, Monica, di che segno sei Monica? Vergine. Della Vergine. Scorpione. Una potenza. Un bacio e ci vediamo. Ciao. Buon Friuli Doc a tutti. Grazie. Bene, saluto sempre questa bellissima del segno della Vergine in comitato con lo Scorpione. Bene, allora andiamo avanti, qua siamo entrati in un bar, veramente bellissimo, bellissimo, qua c'è un bel concerto, varie cose, si andava dentro, si usciva da un'altra parte, una cosa veramente strepitosa, ascoltiamo. Salutiamo i fan, i gioielli, andiamo, adesso andiamo con un addio al nubilato di Valentina di Basiliano, credo che sia. Della sposa. Della sposa, del nubilato, dai dimmi, chi è il tuo futuro sposo? Gabriele. Gabriele si chiama? Gabriele, di dov'è Gabriele? Sai, se vuoi andare a mangiare la pizza buona qua a Udine, sì, devi andare da Gabriele. Sì, da Gabriele. E là lo trovi. E là lo trovi lui. Tu ti chiami? Valentina. Valentina, e ti sposi quando, Valentina? Il 10 ottobre. 10 ottobre. E queste sono le tue damigelle? No, sono le amiche della sposa. Amiche però, della sposa. Guarda che robe belle che hanno fatto. Cioè, io mai mi sarei aspettata. Stato? Sì, aspettata, sì. Tu hai fatto. No, che cazzo io ho fatto. Allora, io allora, quando ero giovane. Dimmi, quando che eri giovane? Perché adesso cosa sei? Cosa sei adesso? Un po' più meno giovane. Non sei meno giovane, di che segno sei, scusa? Acquario. Innamorata vita, bene, ti sposi. Là sono le tue damigelle, allora, guarda le cose. Ascoltami. Sì? Io ho sempre fatto i biscotti, ho fatto sempre le feste io. Sì, hai fatto sempre le feste tu. E questa volta? È la prima festa che mi fanno gli altri. È anche giusto però, no? Oggi la mettiamo a festa. Sì. Bene, senti, allora, mandili un bel saluto al tuo Gabriele. Un bacio. Dedi, Gabriele, un bacio e ci vediamo in ottobre. Gabriele, un bacio, ci vediamo, ma ci vediamo domani. Allora domani ci vedete, ma hai capito? Ti hai detto che ti sposi domenica, in ottobre ti sposi. No, ci vediamo sabato. Va bene, manda un bacio. Ciao ciao. Tre. Allora, tu ti chiami? Io? Sì. Io sono l'amica. Anna, guarda che sì. Lei tu ti chiami? E quindi sei fortunato. Sara. Sara? Tu ti chiami? Dai, vai. A me ne ha due e sei fottuto. Ecco, quando? Tu ti chiami? Elisa. Elisa, di dove siete? Basiliano. Di Basiliano, anche tu di Basiliano? Anche tu di Basiliano? Lei è incinta, lei ne ha due. Ma lei ne ha uno di 30. Ha detto che sei già incinta. Di 30. È vero? Sì, sì. Di quanto tempo? 4. 4, sì, sì, sai sì. Già cosa c'è? Sì, Marchio. Bene, mandi, allora, manda un bel saluto al tuo uomo. Sì, ciao. Dici, come si chiama il tuo uomo? Emiliano. Emiliano, il tuo uomo? Mezza. 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 Tuo? Fabio. Fabio, ecco. Fate un bel saluto a tutte e tre. Aspetta, uno, bene, due, tre. Bene, salutiamo Valentina, questi tre gioielli e anche la futura mamma, la biondina, quella in mezzo, che già al quarto mese, salutiamo e salutiamo anche il papà. Bene, allora andiamo avanti, qua siamo sempre, come dico, ecco qua, sono rimasto veramente male. Questo è un negozio Zara, che io non avevo mai sentito, mi hanno detto, ma come non ho mai sentito? Bene, è una delle catene più grandi che ci sono, uno dei più ricchi, e qua invece era il lavoratore quando sono venuto io. Invece oggi c'è questa catena Zara, ha detto che si compra molto bene, è un negozio veramente favoloso. Vogliamo sentire un po' di musica, un po' di movimento, perché c'era una persona che diceva qua io non ho lavorato veramente. Vai con la musica e col divertimento. Yeah.
Bene, cari amici, siamo quasi in fase di conclusione, siamo dietro Mercato Vecchio, abbiamo anche il 118, adesso non so chi è, 118 pronto per l'intervento se c'è qualche problema. Vi aspettiamo tutti ai gusti di Frontiera. Ciao Udine!